Gran Premio del Caldo a Misano, sempre il solito dominio Ducati, con un Martin che ha pestato veramente, ha fatto una gara superlativa. È stato un weekend per lui, uno secondo me il migliore della sua vita, tra prove, sprint race, Gran Premio, e incominciano anche un po' a accorciarsi le distanze, cioè quindi si deve dire che il primo avversario di Pecco Bagnaia è sicuramente Martin, in uno stato di forma strepitoso. Un ottimo Bezzecchi nonostante la mano che un pochettino gli faceva male. È un Pecco Bagnaia che domenica, io ero all'ospedale a Barcellona, se gli avessi messo un foglio alle 5 con scritto che faceva 2 terzi posti nella sprint race qua, avrebbe firmato immediatamente. Quindi bicchiere mezzo pieno per Pecco, si vedeva che era dolorante. Solito dominio Ducati, che è stato ormai abbastanza normale. Un po' di delusione dall'Aprilia, da Spargarò forse con qualche problema fisico. Vinales, un buon quinto posto, però siamo sempre lì, per vincere il mondiale non basta. KTM che ha preso una bella lezione da Denny Predosa. Tutti i piloti principali sono caduti, Binder e Miller, Pol Espargaro. Direi che c'è da fare delle riflessioni. Sicuramente Pedrosa è un pilota fortissimo tecnicamente, ma è tanti anni che non corre, sono 5 anni ragazzi, quindi tanto di cappello, poteva anche avvicinarsi al podio, poteva farlo. C'erano dei momenti che alla fine girava in 1,8, 1,7, mentre le giravano un 2 qualcosa. Bravo, una riflessione sui piloti della KTM, però devono farla. Parte Binder che era caduto ma era davanti e quindi può anche essere scusato. Secondo me è un Marquez che ricomincia a ritrovare il sorriso, buona, bella gara, bravo. Non credo ai rumors, ripeto, che vada in Gresini, credo che rimarrà lì. Questa gara lo ha anche aiutato a rimanere lì, secondo me. Non ci sono dei grossi problemi, importante sono le prove di domani. Una Yamaha senza carne né pesce, anche Yamaha aspetta evidentemente il motore made Marmorini. Vediamo, aspettiamo, un gran bel pubblico e un caldo torrido. Ma direi che un buon weekend. Ragazzi, un caldo come oggi, francamente mi sembrava di essere a Barcellona domenica scorsa. Mamma mia, è un umido. Io stamattina, quando ho fatto colazione, un prosecchino me lo sono fatto, dico la verità. Questo è il secondo, tanto io non guido, per cui mi porto il mio amico Massimo Calandri. Ma ragazzi, con questo caldo, io ho visto tante bottiglie di prosecco girare nelle ospitality, quindi significa che la gente lo chiede. E forse non è che lo impone gli ospitality, lo chiede. Questo fa bene, quando è fresco, quando è caldo, ma soprattutto qua a Misano, io me ne porterò sicuramente una bottiglia questa sera in albergo, qualche bicchierino me lo faccia mentre mi mangio un bel sandwich e una bella pizzettina. Mi va prosecco in tutte le occasioni, al caldo, al fresco, al freddo e con quello che mangi. Cin cin.